Benvenuti a TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Approvata all'unanimità la risoluzione sulle comunicazioni del Presidente della Regione, Donatella Tesei, riguardanti il contrasto alla pandemia. Voto unanime dell'Aula. L'Aula di Palazzo Cesaroni ha approvato all'unanimità la risoluzione unitaria che impegna l'esecutivo e l'Assemblea Legislativa dell'Umbria ad un lavoro comune contro un nemico comune per affrontare e superare l'emergenza sanitaria da Covid-19. Dopo l'intervento del Presidente della Regione Donatella Tesei, che ha fatto il punto sulla situazione emergenziale, prospettando la necessità dell'impegno unitario di tutte le forze politiche, è seguito quello del consigliere Tommaso Bori del Partito Democratico, che ha parlato a nome della minoranza. Dopo un confronto tra tutte le forze politiche è stata infine elaborata la proposta di risoluzione unitaria, poi votata alla fine del dibattito. I consiglieri Eleonora Pace di Fratelli d'Italia e Tommaso Bori del Partito Democratico hanno illustrato per conto di maggioranza e minoranza il documento firmato da tutti i capigruppo. Pur nei distinguo ribaditi da ciascun rappresentante, è stata sottolineata la necessità di un'azione comune delle forze politiche ed istituzionali per elaborare, attraverso un confronto costruttivo, delle risposte efficaci e condivise per affrontare in maniera sempre più decisa l'emergenza. Tra i punti centrali del documento, il rafforzamento degli organici delle strutture ospedaliere e dei servizi sociosanitari territoriali, il sostegno economico e sociale alle imprese, ai cittadini, alle famiglie e alle associazioni. Nel dibattito sono intervenuti i consiglieri Pastorelli della Lega, Fora di Patto Civico, Bianconi del Gruppo Misto, Bettarelli e Porzi del Partito Democratico e De Luca del Movimento 5 Stelle. L'Assemblea Legislativa ha approvato all'unanimità anche l'atto che individua gli organismi indispensabili e quelli ritenuti non indispensabili. L'Aula di Palazzo Cesaroni ha approvato all'unanimità l'atto amministrativo proposto dalla Giunta regionale per l'individuazione degli organismi collegiali considerati indispensabili e di quelli considerati non indispensabili, proponendo la soppressione di 3 organismi e l'abrogazione di 2. Il lavoro di verifica della prima commissione, presieduta da Daniele Nicchi, finalizzato alla semplificazione e alla razionalizzazione degli organismi regionali, ha portato all'individuazione di 2 organismi abrogati, il Comitato Regionale Gestione Fondi Regionali per Occupazione Disabili e la Conferenza Sistema Formativo Integrato, e di 3 di cui si propone la soppressione. In particolare per il Comitato di Coordinamento Dipartimentale Sicurezza Civile e Ambientale si propone di assegnare le sue funzioni all'area della Protezione Civile. Per l'Osservatorio Regionale sulla Ricostruzione, che si riferisce al sisma del 1997, rimane attivo come memoria storica il sito web in cui l'unità operativa del terremoto pubblica tutte le riprogrammazioni che ancora vengono fatte. Per il Comitato di Coordinamento Gestione Piano Regionale Gestione Integrata Rifiuti, la soppressione è dovuta al fatto che le sue funzioni sono oramai svolte dall'Osservatorio Regionale in materia di rifiuti. Audizione congiunta per la seconda e la terza commissione sulla richiesta di integrazione dei fondi per il risarcimento danni causati alle colture dalla fauna selvatica. Servizio. La richiesta di integrazione dei fondi per il risarcimento dei danni causati alle colture dalla fauna selvatica è stata al centro di un'audizione delle commissioni seconda e terza dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, riunite in videoconferenza da Palazzo Cesaroni con l'assessore regionale Roberto Morroni, i rappresentanti degli ambiti territoriali di caccia, delle associazioni venatorie e degli agricoltori. Gli agricoltori hanno ribadito la gravità della situazione delle aziende del settore a causa dei danni causati da cinghiali e fauna selvatica, mentre ambiti territoriali e cacciatori hanno ribadito l'importanza dell'azione venatoria da loro svolta, anche in termini di salvaguardia dei campi coltivati e delle colture e quindi dell'esistenza stessa delle aziende agricole, soprattutto in collina.
L'assessore Morroni ha spiegato che le quote andranno integrate da parte dei cacciatori e che per il 2021 la Regione modificherà i regolamenti ed incrementerà i fondi agli ambiti territoriali di caccia, arrivando a circa 1 milione di euro. La terza commissione dell'Assemblea legislativa, Commissione Sanità e Servizi Sociali, ha ascoltato le richieste e le proposte da parte delle associazioni interessate al disegno di legge sui disturbi del neurosviluppo presentato da due consiglieri del Partito Democratico, Tommaso Bori e Michele Bettarelli. I rappresentanti delle associazioni hanno proposto ai commissari le loro richieste: uniformare la presa in carico delle persone con disturbi del neurosviluppo in età evolutiva e approntare anche misure per la presa in carico in età adulta, per evitare il drop-out, la dispersione dopo la fase in cui si è seguiti dalla neuropsichiatria infantile. Istituire posti letto con personale specializzato in neuropsichiatria per i minorenni a bassa e media intensità terapeutica. Valorizzare il progetto DAMA già esistente in alcune realtà con equipe di esperti per la gestione del disturbo dello spettro autistico composte da infermieri, medici, internisti, chirurghi, pronto soccorso, medici di medicina generale e odontoiatri. Costituire un adeguato processo di formazione per chi opera nel settore. Accompagnare le persone adulte con disturbi del neurosviluppo a realizzare il proprio progetto di vita autonoma. La legge dovrebbe porsi come obiettivo anche un monitoraggio epidemiologico con una specifica unità tecnica da costituire. Non è stata istituita una struttura di riferimento per i disturbi specifici dell'apprendimento, che sono la metà dei disturbi del neurosviluppo, in Umbria almeno 4.000 casi. Le strutture che fanno diagnosi devono essere coordinate, serve un centro di riferimento che abbia linee comuni sulle modalità diagnostiche. È emerso come la sola esperienza delle famiglie non sia più sufficiente. Davanti a 8.000 casi in Umbria di DSA e autismo, occorre creare una sistematicità nella risposta ai bisogni. Sarebbe utile un garante sociosanitario della persona che accompagni la famiglia a rivolgersi dove più opportuno e anche mette in riga i servizi che non funzionano bene. Richieste anche per inserire nel testo di legge i disturbi della comunicazione e del linguaggio, un articolo specifico per le malattie rare e inserire la figura del genetista da integrare al pediatra per i casi di sindrome X fragile e malattie genetiche rare. Il capogruppo del Partito Democratico, Tommaso Bori, ha presentato un'interrogazione alla Giunta regionale per chiedere l'immediata attivazione del Master Plan di sviluppo della Valnerina. Il documento ha il compito di definire strategie e obiettivi di medio e lungo termine per la Valnerina. Si riconosce, si valorizza anche la strategia delle aree interne e i relativi strumenti attuativi. Torniamo alla seconda commissione consiliare presieduta da Valerio Mancini. Con voto unanime dei presenti nella riunione, la seconda commissione ha approvato una proposta di risoluzione che a breve approderà in aula, attraverso la quale si chiede alla Giunta regionale di intervenire nei confronti del Governo nazionale affinché provveda a trasferire dallo Stato alla Regione la proprietà delle strutture provvisorie per l'agricoltura o per il ricovero di animali realizzate dopo il terremoto del 2016, al fine di cedere le medesime strutture agli imprenditori agricoli colpiti dalla crisi economica conseguente al sisma e da quella legata all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Il consigliere regionale del Partito Democratico Donatella Porsi annuncia la presentazione di una mozione in cui chiede misure urgenti a sostegno dei cittadini deboli e svantaggiati in questa pandemia. Per Donatella Porsi è necessario tenere in considerazione le esigenze dei pazienti non-Covid più fragili nella predisposizione delle misure di contenimento al coronavirus, assicurando loro continuità assistenziale e tutela del diritto alla salute. Il capogruppo a Palazzo Cesaroni del Movimento 5 Stelle, Thomas De Luca, annuncia un'interrogazione sui tamponi Covid, con cui chiede alla Giunta regionale di prevedere una corsia preferenziale per soggetti immunodepressi, donne in gravidanza, pazienti oncologici o con grave disagio psichico, over 65 e loro congiunti.
il consigliere regionale Andrea Fora del gruppo Patto Civico per l'Umbria ha scritto una lettera alla presidente della giunta regionale Donatella Tassei, all'assessore Coletto, al direttore Claudio Dario, al commissario regionale per l'emergenza Covid e ai due commissari dell'azienda ospedaliera di Perugia e Terni, con la quale li sollecita ad attivare e codificare la procedura amministrativa per le prestazioni in telemedicina. Molto bene, dice Fora, aver attivato il progetto sperimentale ad aprile, ma ora occorre approvare la procedura amministrativa che definisca procedure e tariffe delle prestazioni. Anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo che TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive di tutta la Regione Umbria e è disponibile anche in rete sia sul sito dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, consiglio.regione.umbria.it, che su YouTube. Grazie per la vostra attenzione. Arrivederci.